Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo ormai entrati ufficialmente nel mese di agosto e quindi, come di consueto, vediamo alcuni dei libri che potremo trovare in libreria in questo mese. Il primo si intitola Prima di morire, è un giallo thriller. Viene trovata morta una donna vicino a uno dei canali di Venezia, poi 2 mesi dopo viene trovato un corpo senza vita di una donna che si è pugnalata al petto nel cortile di Giulietta a Verona e poi un uomo viene trovato morto a Mantova nella camera degli sposi. E sembra che sia opera di un serial killer che pianifica gli omicidi scegliendo delle modalità e luoghi che sono legati alle tragedie di Shakespeare e come firma lascia un cameo con incisa una maschera. Parte un'indagine che si rivela molto difficile e sembra quasi che per poterla portare a termine bisognerà oltrepassare la linea di confine sottile che separa la legge dalla giustizia. Il secondo libro si intitola La voce segreta dei ricordi. È la storia di una ragazza che ha un sogno, diventare violinista, però poi perde il fratello, che era musicista anche lui, e vuole voltare pagina, quindi lascia la musica, vuole dimenticare e si trasferisce in un'altra città, ma guarda caso trova lavoro proprio in un negozio di musica. Si deve occupare di vecchi vinili nel retrobottega e, frugando un po' fra questi reperti, diciamo così, storici e musicali, trova un vinile che è spezzato a metà. Non riesce a capire se è stato un incidente o se è stata una cosa voluta, ma questo la incuriosisce e la spinge ad approfondire. Mentre fa le sue ricerche, stringe amicizia con un'anziana signora che visita spesso il negozio. E sarà proprio questa signora a dare una scossa alla sua vita, perché nasconde un segreto che riguarda una persona a cui lei tiene molto. Il terzo libro si intitola Tre segreti. È la storia di una donna che ha avuto una vita molto difficile, ha una figlia molto piccola e il marito si è tolto la vita qualche anno prima. Adesso che sta ricominciando a mettere un pochino in equilibrio la sua vita e sta cominciando a riprendersi, la suocera, quindi la madre del marito, le propone di andare a vivere vicino a lei in un cottage. Quindi si trasferisce, va via dalla città, che è Londra in questo caso, e si trasferisce in questo posto di campagna, però ha paura che la suocera possa scoprire qual è il suo segreto, che è una cosa che lei ha fatto prima che il marito morisse, ma ben presto scoprirà che non è l'unica ad avere un segreto e che forse addirittura la sua vita è in pericolo. Il quarto libro si intitola La moglie del mercante di storie. Qui siamo in una Londra del 1880. Angelica, che è la protagonista, si getta nel Tamigi col figlio per simulare la sua morte e per sfuggire ad un passato doloroso e difficile. Ricomincerà una nuova vita, sposerà un ricco vedovo che è proprietario di una fabbrica di penne, però proprio quando la sua nuova vita cominciava ad andare bene, il passato busserà alla sua porta minacciando di rivelare i suoi segreti. E quindi, fin dove sarà disposta ad arrivare Angelica per salvare tutto ciò che ha faticosamente costruito? Per scoprirlo dovremo leggere il libro. Il quinto libro si intitola Il giardino dell'amore inaspettato. In questo libro vedremo due tempi diversi. Il primo è il 1925. Selina, una ragazza di buona famiglia, un po' costretta dalle regole sociali e da quello che i genitori hanno pianificato per il suo futuro, e quindi ogni occasione che ha per uscire, per andare a una festa, per fare qualcosa di diverso, lei la vuole rendere memorabile. Si innamora di un ragazzo squattrinato che la sua famiglia mai e poi mai avrebbe accettato e quindi lei si trova di fronte ad una scelta difficile. Cosa fare? Inseguire il cuore oppure restare nei canoni che i genitori hanno pensato e stabilito per lei? Non sapremo la sua scelta perché ci ritroveremo poi nel 1936 con la figlia di Selina, che è sempre da sola, vive con i nonni, è abbastanza solitaria, vive in una grande casa, si annoia e quindi cerca di fantasticare, di immaginare storie che riguardano questa casa. Però poi troverà le lettere di sua madre Selina, che con l'escamotage della caccia al tesoro le rivelerà dei piccoli segreti. Quindi lettera dopo lettera lei scoprirà questi segreti e arriverà poi alla verità, che è, diciamo, il premio finale di questa caccia al tesoro.
Deve essere un libro molto particolare che mi incuriosisce. Se è scritto bene, sicuramente potrebbe essere avvincente. L'ultimo libro si intitola Cercasi amore durante le vacanze. In questo caso ci sono due amiche, Kelly e Olivia, che spendono tutti i loro risparmi per comprare una casa sul mare che si trova su un'isola e che desideravano avere fin da quando erano bambine. Si trasferiscono sull'isola, ristrutturano la casa, Kelly trova anche l'amore, ma Olivia a un certo punto trova un diario pieno di segreti che riguardano gli abitanti dell'isola. E loro, sfogliando il diario, si rendono conto che questi segreti potrebbero rovinare la vita di molti dei loro nuovi amici e quindi non sanno assolutamente come comportarsi. Come se non bastasse, c'è un mistero inquietante che complica le cose. Questo è uno di quei libri che sicuramente mi potrebbero piacere. Fatemi sapere nei commenti che cosa volete leggere voi in questo mese, anche se si tratta di libri che io non ho citato, naturalmente. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.